Ciao ragazzi, bentornati a tutti qua sul canale, è tanto che non ci si vede e devo darvi anche una brutta notizia. Qua dietro, come potete vedere, vedete solo due mezzi, il KTM 250 da cross che uso per allenarmi e il mio scooter, l'SH, che uso quotidianamente per andarci in città e per andare al lavoro. Come vedete manca un mezzo, manca il KTM 690 SMC. Manca perché, ragazzi, l'ho venduto. Iniziava a starci un po' strettino, sono state tante le avventure in sella al KTM, come avete visto da tutti i video che sono usciti dall'inizio, da quando ho aperto il canale, e però è arrivata l'ora di cambiare. Ahimè, ho deciso di cambiarla perché iniziavano a esserci uscite un po' più impegnative, tanti chilometri, peccavo un pochetto sulle vibrazioni, quindi sulle lunghe tratte i chilometri si facevano sentire. Ho iniziato a viaggiare, come avete visto, questa estate con Federica, siamo andati in Sicilia e quindi non è stata proprio una vacanza comodissima, e quindi anno nuovo, moto nuova, si cambia per il meglio, si cambia per voi, si cambia per il canale, e con estremo piacere, ragazzi, vi presento Maya. Tadan! Scusate un secondo, Da Rietto. Da? Avasa! Ma che mi hai fregato il motorino? Sì, stavo a fare un attimo il video di presentazione. E sbrigate che fra un'ora c'ho una gara con tre moto. Va bene, dai, arrivo. Sbrigate, va, dai. Niente, vabbè, raga, io devo riportarti Max a Dario. La presentazione è andata male. Proviamo con quella seria, va. Per il ritiro della bestia siamo in compagnia di Vasa Senior. Ciao papà, saluta in telecamera. Si è gentilmente offerto di accompagnarmi per ritirare il mezzo che andremo a ritirare da mio zio, perché ebbene sì, la moto era di mio zio. Quindi il signore che vedrete è mio zio Mauro con mio cugino Simone. Per chi non lo sapesse, è un MT-09 del 2018, quindi motore 847 di cilindrata, 3 cilindri, scelta 3 cilindri un po' azzardata, non lo so, 4 cilindri era troppo, monocilindrico mi ero stufato, andiamo ai 3 cilindri. Una bella cilindrata, è sempre pronta e poi ve ne accorgerete dai video. Siamo on board sul mio mezzo di lusso supercar da 800 cavalli, la mia Opel Corsa 1200 benzina del 1994, cioè praticamente gli anni miei. Oh papà, sei contento? Mi sono fatta la moto nuova? Sì. Sì. Così non farò più il tempista. Ragazzi, noi ci vediamo tra poco, direttamente a casa di mio zio, pronti per farvela vedere di nuovo. Mi si accendeva più la telecamera. Il panico. Quindi mo che te stai inventando? Fammi sentire. No, dobbiamo andare a scoprire la nuova moto. Da solo, però. Sì, sì, sì. Ma no, dai. Allora, questa è la moto. Accendiamo? Accendo? Accendiamo. Ok.
Che dicevi, zio? Mod se cambia la mappa. Standard. Tutto da folle da fermo? Sì. Pigia. A, B e standard. Da quest'altra parte hai la TCS. Il traction control. Così a 2, così a 1. Uno meno invasivo, due più invasivo. Ok. Quello si può pure disinserire, no? No, purtroppo no. Ah, ok. Con questa qui ti diverti parecchio. Con la A? Con la A ti diverti parecchio. Ok. Standard, con la B è, dicono che va bene per il bagnato, no, insomma, in città io viaggiavo. La standard. Io viaggiavo con la standard e quando andavo fuori con la A. Va bene. Grazie. Taglie di gas, non ferma, taglie di gas. Oh, e che bello. Le gomme, già t'ho da derotare fino qui, eh. Va bene. Non dì che ti è sceso di più, perché già c'era. Sono già chiuse, eh. Ma mia regà, che bello. Non vedevo l'ora, me la stavo a sognare la notte. La moto è dotata anche di quick shifter, come ben sapete. Quindi il cambio elettronico solamente in salita, non in scalata. Quindi sarà anche una bella impresa abituarsi, perché io comunque non ce l'ho mai avuta. Molto bene, piano piano. Abbiamo il mitico Daddy davanti. Poi piano piano testiamo tutto. Siamo comunque già una bella maneggevolezza. Wow! Eccolo subito il cambietto elettronico. La moto è full stock. Sì, ha cambiato solo porta targa e le frecce. E abbiamo sia le frecce davanti che fanno da posizione e quelle dietro che fanno da posizione e da stop. Mamma mia, il cambio è un burro. Bello, mamma mia, quanto ho aspettato questo momento. Che goduria, raga. Bene, bene, sono stracontento. Finalmente, nuovo mezzo Vasa 93. E ragazzi, con questa ne vedrete delle belle. Come vi dicevo, la moto è del 2018, 3 cilindri, 850 di cilindrata e ha 5600 km, quindi praticamente nuova. Io, raga, sto davvero senza parole, non riesco a descrivere l'emozione che sto vivendo adesso, come quando mi regalavano i giocattolini da piccoli, no? È la stessa emozione, ero intrepido della voglia di provare e avere questa moto. La prima impressione è mostruosa, cioè, raga, è veramente mostruosa. Cioè 850 spinge, dai, 3000-4000 giri quelli che so, fino ai 10,5-11. La ciclistica, da quello che ho sentito parlare, pecca un pochetto il monammortizzatore originale, non della SP, che ovviamente quella alle Orins. Sicuramente faremo qualche bella regolazione, quindi ci sarà un po' da lavorare, ma per adesso ci accontentiamo così. Adesso vorrei passare qua sotto a Battistini in officina per andare a vedere un po' la reazione degli amici. Loro non sanno veramente nulla di questo nuovo mezzo. Che bella, raga, che bella. Ancora a me pare vero. Stiamo testando anche i nuovi guanti, questi qua della Denese, per l'inverno. E devo dire, vanno veramente bene. Frizione antisaltellamento già originale, per una scalata eccezionale. Nuova. È nuova sta moto. Bella, sì. Divertente, eh. Bella, bella motina, oh. Bella. Grazie. Lo so. Bella, bella mulina. Sono il primo cavallo. Sto a tornare, sì. Bella, bella. Sì, sì. Troppo bella sta moto. Giorno. Giorno. Vi presento Maya. Il balacosto nero. Maya. Si chiama Maya. 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 Come va? Bella. Bene, bene. Bella. Molto bene. Spettacolare. Bella, sì. Bella. Bella. Figa, vero? Mazza, che bella. Bella, bella. Bella, bella, vero? È tutto originale, però. Figa. Pronto? Fede? Sì. Potresti scendere? Arrivo. Va bene, ciao. Ciao. Senti, stacco pure a correre. Ta-da! È un pigiama. Allora? Bella. Bella, eh? Molto. Ti piace? Molto. Non sai prendere. Sì? No. Sì? Lo metti. Sto facendo tutte le reazioni. Cioè, io come stare seduta non ho più di stare qua sopra. No, te stai qua. Andrai qua sopra. Ma certo che andrai qua, no? Ma sei già scomoda. Cambiala. Ma come stai già scomoda? Dammo, ci proviamo, va. Vai, aspetta. Prova.
E stai comoda? Sì, mettiamo il cappa. Bella, vero? Soprattutto i colori, a me piacciono un botto. Belli. Eh? Me li cambierei. Boh, ma pure così, questo grigio opaco è bellissimo. Soprattutto è introvabile. Io ancora non ho mai vista una in giro così. Contenta? Sì. Pure io. Tanto non, stasera non devi riprendere. Le facciamo un'altra volta. Questa figa esce, no? Tutta così. Dal base nazionale è tutto, spero che il video della presentazione della nuova moto, della nuova MT-09 marchiata Vasa 93 vi sia piaciuto. Nel caso lo foste, vi invito a mettere un bel mi piace. Condividete a più non posso. Fatemi sapere qua sotto nei commenti cosa ne pensate della new entry. Seguitemi su tutti i social possibili. Noi come sempre ci vediamo in un prossimo video. Vi faccio di nuovo tanti auguri di un buon 2020. Questo infatti sarà uno dei tanti video che vi daranno compagnia per questo nuovo anno. Ragazzi, voglio ringraziare il mitico Darietto che ci ha prestato gentilmente il suo team Max. Dal Vasa e dall'MT è tutto. Ciao.